tutto questo è il fuori. Guarda bene, c'è il prato, poi c'è anche il legno. Il recinto. Ah, attente! Che c'è? C'è una palla di fuoco gigante in quella cosa blu. Quello è il sole. Lui deve stare lì. Non è una cosa blu, è azzurra e si chiama cielo. Oh, phew. Questa è un'altalena. Spingimi! Altalena? No, dall'altra parte. Ah, ok. Altalena. No! Da qui. Ah, altalena. Ma è... Oh! Allora, questa è la nostra strada. Ci sono delle macchine e... c'è un uccellino. Rifiuti. Non si preoccupi del sole. È fatto per stare lì. Ok. Andiamo, Bandit. Eh? Continua a camminare. Io ho una moglie. Ok, Bandit. Forse è meglio evitare di dire cose sul sole alla gente alla fermata dell'autobus. Già. Perché? È difficile da spiegare. Questo vuol dire che nessuno potrà farsi dipingere la faccia. No, immagino di no. Io penso che invece devi farlo. Anche se non ho alcuna voglia? Sì, anche se non hai voglia. Già, probabilmente hai ragione. Che ne pensi? Mi sa che sto migliorando. Ci vediamo, Border Collie. Godetevi il curry. Ciao! Buona fortuna con la gazza! Ogni bravo eroe impara cose nuove durante le missioni. Mamma di Mackenzie, potresti dipingere anche un'altra cosa? Pronta? Armato di tutto ciò che ha imparato sul suo percorso, l'eroe affronta la prova definitiva. Fine. Sei il mio eroe, Bingo. Oh, Bluey, Mackenzie, dove sono i vostri amichetti? Sono scappati via da noi. Oh, per l'amor del cielo. Forse non gli piacciamo. Ma certo che gli piacete. Solo che a volte è un po' difficile avere 12 anni. Che cosa vuoi dire? Ecco, datemi quelle barchette, vi faccio vedere una cosa. Forza, trattenete l'acqua. C'erano una volta due amichetti di 6 anni che galleggiavano belli tranquilli senza nessuna preoccupazione. Poi hanno compiuto 7 anni, poi 8, poi 9, poi 10, poi 11, poi... Non riesco più a trattenerla! Attento! 12! Woo! Sono partiti per una grande avventura! Resistete, amichetti! Resistete, amichetti! Sono andati da una parte, poi dall'altra! Ma ce la faranno! Io non lo so! Sì, ce l'hanno fatta! Evviva! E vivranno per sempre felici e contenti. Siate pazienti, bambini. I vostri amichetti non vi hanno dimenticati. Ok, Calypso. Perché il cane non ci aveva guardato prima nel forziere? Non saprei, Bluey. Allora scriverò un racconto in cui nel forziere ci guarda subito e si mangia tutti i dolcetti. Ehi, dov'è finita la macchina da scrivere? Veramente non lo so. Vado subito a chiedere a Calypso. Non posso fare la scrittrice senza una vera macchina da scrivere. Ehi, Snickers, che sta succedendo? Tutti hanno imparato a stare seduti, tranne me! Ma tu sei un bassotto, ti ci vuole più tempo! Perché? Perché sei più lungo! Oh, a me non piace essere un bassotto! Perché non vieni con me a parlare con Calypso? Magari lei può aiutare anche te! Ok, grazie, Bluey! Winton, che cosa succede? Continuano tutti a scappare via da me, non capisco! Oh, no, non è così! Sì, tu! Ah! Winton! Beh... Perché non vieni con noi a parlare con Calypso? Magari lei può aiutarti. Ok, muoviamoci! Vi seguo! Oh no! Inglesi in avvicinamento! Arcieri, state pronti! Pronti! Bingo, hai ancora le gambe stanche? Oh, sì. Oh, peccato. Volevo prendere qualcuna di quelle pigne per la tua mamma. Oh, le prendo io! Ehi, Bingo, dammi una mano! 2 secondi! Grazie, piccola. Lei adora le pigne. Oh! Puoi portarmi a cavalluccio adesso? Non ancora. Ma le mie gambe non vogliono più camminare ormai. Pollo dei cestini! Yeah! Pollo dei cestini! Spazzato di un ibis! Ehi, Bingo, vogliamo spaventare mamma e papà? Ok.
Ah, che passeggiata tranquilla. Sì, molto serena. Oh, oh, oh. Oh, ci avete spaventati! Che combina guai! Bel rifugio, Bingo. Grazie. Allora io vado a prendere le vongole. Le vongole che fanno pipì. Bluey! Oh, mamma, devo essere caduto dalla nave. Che succede, Bingo? È un adulto, non vedi? Mangiamolo! Oh, 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 oh. No, non ti preoccuparti, siamo amichevoli. Io no. Bluey, smettila di morderlo. L'isola Tappeto non è un posto per gli adulti, chiaro? Oh, vi prego, vorrei solo tornare alla mia nave. Puoi rimanere con noi finché non torna la tua nave. O finché a me non verrà molta fame. Devo ammettere che questo posto sembra tranquillo. Che c'è per colazione? Senti bene, adulto. Se vuoi restare sull'isola Tappeto, allora devi lavorare. Su, in piedi. Oh, ma voi mi avete imbrogliato. Vedi, è così che raccogliamo il cibo. Frutta! Ah, troppo facile! Frutta! Quello è un serpente! Ah, vattene via! Mi porti a casa del mio papà, per favore? No, Winton. Lo dico io dove andiamo e cosa facciamo. Però tu puoi fare il passeggero. Ok. Sei pronto per il decollo? Ciu, 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 ciu. Mi sto annoiando un po'. È meglio se vado. No, Winton! Non puoi scendere da un elicottero proprio mentre sei nel bel mezzo dell'aria. Oh, scusami, non ci ho pensato. Ma stai scivolando! Ah! E ora che cosa facciamo? Puoi volare sopra la casa di mio padre. Lui lì alla piscina. Oh, sì, posso lasciarti cadere lì. Dove vive? Non ne ho idea. Winton! So solo che non vive più con la mamma. Beh, allora cercherò una piscina. È quella con un lato basso e uno profondo. E nella parte profonda noi ci nuotiamo a dorso. Eccola lì, ti lascio cadere al tre. Uno, due. Cerca di mirare sulla parte profonda. Ok, tre. Lo prendo io. Eh? Ora io e Rusty possiamo comunicare tra di noi senza parlare. Una delle cose importanti dell'esercito è fare le flessioni. Ottime flessioni, recluta Russell. E ogni cosa aveva un nome. Quella collina si chiama collina 4. Quella si chiama collina 6. Quell'eucalipto laggiù si chiama tango 7. Tutto chiaro? Oh, sergente, io non sono bravo a ricordare numeri o parole. Beh, dovrai migliorare se vuoi entrare nell'esercito, recluta Russell. Devi sempre sapere queste cose se c'è bisogno di un dust-off. Un dust-off? Un dust-off è quando chiami un elicottero per venire giù a salvarti. Devi dire all'elicottero dove atterrare. A Rusty piaceva tanto chiamare il dust-off. Ma la parte più divertente è stata il turno di guardia. È quando fai la sentinella. Devi rimanere in allerta quando gli altri soldati dormono. Mi è piaciuto tanto. Tutti gli altri soldati contano su di te. Ma che cos'è? Oh no! Dobbiamo andare! Ehi, tablet! Lascia perdere! Che perché? I nomadi grigi! Andiamo! Ok, ok! Wow! Ci è mancato davvero poco. Che cosa sono i nomadi grigi? Sono nonnette e nonnetti su caravan grossi e lenti. Se ci troviamo bloccati dietro, arriveremo in campeggio per ultimi e dovremo sistemarci vicino ai bagni. A me piacciono i nomadi grigi. Hanno dei clacson buffi. Ma dove sono i nostri tablet? Senti, la mamma ha dimenticato di prenderli. Oh. Tranquilla, conosco un sacco di giochi che possiamo fare senza tablet. Ne hai abbastanza per altre 4 ore? Che tipo di giochi sono? Giochi tipo... Io vedo! Sì, inizio io! Ok, però per favore, trova una cosa difficile, Bingo. È noioso quando è troppo facile. Ok. Io vedo col mio piccolo occhietto qualcosa di colore... blu. Io? Esatto. Ah, vi prego, posso giocare con i videogiochi?